Con Federico Del Grosso per anticipare il derby di domenica, molto importante, si giocherà a Pineto, Chieti Giulianova, inutile negarlo, no Federico, per te è una partita particolare. Sì, oltre che ad essere una partita importantissima per entrambe le squadre, per me è una partita particolare, insomma, avendo indossato la casacca nero-verde per 2 anni, sono fiero di averlo fatto, ho fatto il capitano, mi sono trovato benissimo. Ho lasciato buoni ricordi e ho lasciato degli amici, però tutto questo passa in secondo piano perché ecco, diciamo che la partita è fondamentale per noi e anche per il Chieti, quindi sarà sicuramente un bel derby. Che partita ti aspetti? È una partita molto dalle motivazioni grandissime, è una partita secondo me dove ci sarà un livello molto alto agonistico, perché appunto entrambe le squadre cercheranno dei punti, quindi sarà oltre ad essere un derby, quindi le motivazioni non mancheranno, i tifosi ci saranno, quindi ecco, sono tutti i presupposti per essere una grande gara. Mi dici una cosa, una che temi del Chieti? Ma io conosco molto, ho avuto il piacere di conoscere Grandoni ed è un tecnico molto molto preparato. Sicuramente anche la sua esperienza da giocatore in questi casi può aiutare, quindi se c'è una cosa che mi non è che mi spaventa, però ecco, temo magari l'esperienza di Grandoni da giocatore e la maniera come motiverà sicuramente i suoi giocatori, oltre ad avere dei giocatori secondo me molto importanti come Siviglia, Traini, Sarrizzo, insomma sono tutti giocatori, Favo a centrocampo, sono tutti giocatori di un certo spessore. L'ultimo, Federico, so che hai un ottimo rapporto con la tifoseria di Chieti per quello che hai fatto da giocatore. Ti senti di dirgli e lanciargli un messaggio visto questo momento difficile che stanno attraversando? Sì, come ho detto prima, mi sono trovato benissimo, i tifosi ci hanno sempre aiutato, soprattutto nei momenti di difficoltà, è una gran bella tifoseria. Mi sento di dire che purtroppo i momenti in cui possono capitare a tutti, non è un momento facile né per noi né per loro, però ecco, posso anche dire che di momenti brutti in carriera ne ho vissuti e solo con la passione, con la volontà se ne può uscire, quindi ecco, io faccio un appello alla mia squadra per far sì che ci possiamo allontanare da queste zone. E anche a Chieti, perché comunque ho lasciato dei bei ricordi e comunque è una città abruzzese, quindi io sono per lo sport pulito e faccio il tifo per l'Abruzzo, insomma.